Sono riprese le interrogazioni degli inquirenti sul calcio scommesse. In particolare c'è una partita di Serie A che era seguita a vista da due clan rivali, due cartelli in guerra che si affrettavano a puntare soldi su risultati differenti. Stessa tecnica di scommettitori seriali, più o meno gli stessi soldi investiti, convinzioni uguali e contrarie quanto al risultato finale. Un clan puntava sulla vittoria di una squadra, un altro scommetteva sul risultato inverso, calcio e camorra. L'inchiesta prende consistenza. Infatti, da qualche giorno, ai piani alti della Procura di Napoli, l'attenzione si è concentrata su un numero di partite impensabile fino a qualche mese fa: 200 match disputati nel corso della stagione calcistica da poco conclusasi. Una montagna di dati e risultati, accertamenti e verifiche incrociate. 200 partite nel mirino della Procura, incontri ritenuti sospetti a giudicare dal volume di soldi movimentato da un gruppo di scommettitori riconducibili alla camorra stabiese. 200 partite, è inutile dirlo, di tutti i tornei, dalla Serie A alla B fino alla Lega Pro. E non solo, agli atti delle indagini ci sono anche scommesse sospette su una partita di campionato di eccellenza che evidentemente non sfuggiva agli interessi del crimine organizzato. Inoltre, dopo la testimonianza resa da un manager italiano in forza ad un'agenzia di scommesse austriaca, che a più riprese avrebbe indicato una serie di incontri attirando l'attenzione degli inquirenti napoletani. Al centro direzionale si indaga su più livelli, tanto da non trascurare la testimonianza di altre persone potenzialmente informate dei fatti. È il caso del patron della Lazio, Lotito, che ha fatto ritorno a Napoli da testimone per la seconda volta in pochi mesi. Audizione per il presidente biancoceleste, segno della volontà della Procura di Napoli di svolgere nuovi approfondimenti dal di dentro del campionato che conta. E questa sarà una settimana intensa che è iniziata con l'interrogatorio di Antonio Ciriello, vicepresidente del Ravenna, che secondo i legali sarebbe fuori da ogni possibile convin, e con quello di Campedelli, presidente del Chievo Verona, che ha schivato telecamere e microfoni dopo poco più di mezz'ora dall'interrogatorio. Chi invece ha chiesto il rinvio è stato Ivan Tisci, che a Crotone conosciamo bene, avendo militato tra i rossoblù, che non sarà ascoltato dal procuratore federale Palazzi, che indaga sul fronte della giustizia sportiva in merito allo scandalo. L'ex calciatore ha chiesto di rinviare l'audizione, come ha fatto anche Federico Zaccanti della Virtus Entella. Ieri tutto è ruotato intorno alla deposizione di Sandro Turotti, direttore generale della Cremonese. Oggi invece sarà una giornata di trasferta per il magistrato sportivo, che procederà con gli interrogatori in loco di Giorgio Buffone, direttore sportivo del Ravenna, Marco Paoloni, calciatore, e Gianfranco Parlato, dirigente, tutti agli arresti domiciliari. L'auspicio di tutti è che si faccia chiarezza al più presto, a poco più di un mese dall'inizio dei campionati. È necessario che la giustizia ordinaria e quella sportiva diano risposte. Tutti le attendono per credere ancora.